Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo a Novate Mezzola, continuiamo la serie del in treno da Milano. Piccole informazioni per arrivare qui: con l'applicazione Trenord ho preso Milano Centrale, Novate Mezzola. Dovrete fare un cambio a Colico, lì c'è un autobus che vi porta in 10 minuti, 12 minuti. In 10-12 minuti vi porta qui. Oggi andremo a visitare la Val Codera, ma la primissima quest della giornata è, anzi due, c'è una quest e una sub quest. La prima quest è trovare del cibo durante il percorso di avvicinamento per arrivare poi al punto dove partirà l'escursione, e la seconda quest della giornata è pisciare in quello che credo sia un cesso pubblico. Dovrebbe essere. Allora, la prima sub quest della giornata l'abbiamo fallita miseramente perché la porta del bagno era chiusa. Ho individuato un supermercato durante l'avvicinamento, quindi nel punto in cui noi adesso stiamo percorrendo la strada che dalla stazione di Novate Mezzola porta a Via del Castello, che è la via dove ci sarà il parcheggio da cui parte il sentiero per arrivare alla Val Codera. È una delle valli più rinomate della zona della Lombardia, a detta di molti anche una delle più belle. Cosa faccio? Non ve la porto? Sarebbe offensivo nei vostri confronti e anche nei miei non vederla. Intanto vediamo già. Un bel panoramino però, eh. Pane e nozzi presi qua al Sigma, e di passaggio, lo vedete perché è proprio di fronte, quasi di fronte alla stazione, nella strada che a piedi porta dalla stazione fino a Via del Castello. Quindi adesso direzione Via del Castello per un chilometrino e mezzo. Questa qui è la strada che dovrebbe portare al parcheggio. Ho fatto una piccola sosta perché ho trovato questo grazioso spot che potrebbe essere perfetto per una bella pisciatina. Andrea, cosa fai? La facciamo la pisciatina oppure no? Direi di sì, dai Andrea. Mi dicono che hanno una brutta casa quelli che abitano qui. Bella casetta qua, fa mica schifo, eh. Siamo quasi arrivati al punto di partenza, dove tecnicamente poi ci saranno i cartelli. So già che ci sarà una salita importante all'inizio. 340 metri di dislivello, sono le 9.41. Appena arrivo lì metto la mascherina nello zaino, faccio partire il sentiero Wikiloc. Eccolo qua, il parcheggio d'inizio, e poi vi do un po' di info sul percorso. Quindi quando arrivate qui, se arrivate in macchina o comunque a piedi, come volete, questo qua è il parcheggio. Qua possiamo già vedere la vista sul lago. In quel punto lì c'è una fontanella nel caso in cui mi servisse dell'abbeveraggio. Noi dobbiamo andare a Codera, quindi Codera, Brescia Diga, Rifugio Brasca, via per di qua. Quindi direi che facciamo la nostra scalinata. Cagnone. Sono tutti gradoni, quindi secondo me l'inizio, adesso siamo a 365 metri di dislivello, secondo me l'inizio è da spaccagambe. Dobbiamo arrivare circa a 900 metri. Ma se è tutto gradoni così, si va di quadricipiti, però comunque è suggestivo. Io le scalinate di pietra dentro il bosco le adoro. Dario, ho i Vietnam flashback di quella maledetta cala del sasso. 400 metri di dislivello, madò. Però se vi girate, vedete questo. Dai Andrea, quando arrivi a 900... è tutto fatto. Sto iniziando già a vedere le prime madonne. 500 metri di dislivello. Infatti vi sconsiglio caldamente di mangiare prima di iniziare il percorso. Si iniziano già a vedere i primi morti nel campo. Un ragazzo lungo il percorso era appoggiato sulle proprie gambe, quasi esanime. Scenari da alpinismo himalayano. Gli scalini continuano imperterriti fino alla fine. Comunque niente da dire, questi scalini sono molto suggestivi. Come dicevo prima, gli scalini nel bosco hanno sempre molto fascino. Ecco il primo bivio, o il primo cartello, Avede, o Avidi, non so come si dice, Avedi, via per di qua, cioè dove dobbiamo andare noi. Per di qua c'è Montagnola, e per di giù Novate Mezzola o la stazione. Quindi noi andiamo via per di qua. Piccolo tratto pianeggiante, subito altri scalini, ma alla nostra destra possiamo ammirare il lago. Là in fondo c'è la punta del lago di Como, ma non fermiamoci troppo, che tanto il lago poi lo vediamo da lassù. Siamo arrivati a 700 metri, la vista è sempre meravigliosa, bellissima. Siamo arrivati a metà del dislivello, cosa facciamo? Ce la rendiamo ora? Abbiamo fatti 360, ce ne mancano 200, non ci si arrende.
E questo come ci è arrivato qui? Come cazzo ci è arrivato qui? Ma come ci è arrivato? Sono tutti scalini. È la mano di Dio. Noi, meno di un'oretta fa, partivamo da là. Alla quota di 735 metri iniziamo a vedere la seconda Madonna. Ah no, oh Cristo. Altro piccolo scorcio panoramico mozzafiato. Una breve discesa, molto male, che poi porterà una salita. Breve tratto pianeggiante a 740 metri subito dopo la discesa, ma adesso si risale per forza. Poi sento puzza anche di scoreggio e non sono stato io, quindi c'è qualcosa che non mi torna. Sicuramente incontreremo qualcun altro a breve. Ve l'avevo detto. Ecco chi è l'artefice della scoreggia. Sono annusata tutta. I boschi con dei piccoli tornanti in ombra sono fantastici. Sono passato avanti. Adesso per vendicarmi faccio una controscoreggia. No, sto scherzando ovviamente ragazzi. Oddio, ma quanto sale questa. Perché a differenza della scorsa escursione, dove era molto pendente ma lineare il terreno, qua ci sono proprio i gradoni. Quindi è come se faceste una scalinata molto pendente. Che poi è quello che è. Forza sulle gambe e forza e coraggio. Sto iniziando a vedere la terza Madonna. Ah no, questa è una tomba. Adelio Pisnoli. 48-2020. Cazzo, un anno. Qui sul sentiero che tanto amavi hai lasciato tutti un respiro. Poverino. Un anno fa praticamente. A luglio dell'anno scorso. Dedicherò questa mia fatica a te. Avede. Non so come si pronuncia. Avede. Avedi. Se voi siete del luogo, sono i commenti, per favore. Potreste dirmelo, grazie. Bello. Sentiero costeggia questo rudere. Che belli i ruderi nel bosco. Quasi 800 metri di dislivello. Cioè di quota, scusate. Oh che bello. Ci salirei. L'altro Gesù. Ci salirei se solo non avessi una quest da compiere. Finire questa salita infernale. Attenzione, bestiame al pascolo. Cani al guinzaglio. Attenzione, recinto elettrificato. Non dare da mangiare agli animali, grazie. Non c'è dubbio. Ho giusto il cibo per me. Figuriamoci se lo do agli animali. Ragazzi, non date cibo agli animali in montagna o gli animali selvatici in generale, perché anche se per voi sembra di fare un bel gesto, dite lo sto sfamando, gli sto risparmiando la fatica di trovare del cibo, in realtà il più delle volte gli fate un danno, perché o li abituate e quindi poi non riescono più a vivere in natura, o nel caso ad esempio di marmotte, castori e cose così, se gli date, che so, del pane, panini e via dicendo, come dicevo si abituano a quel tipo di cibo, si rovinano i denti perché non riescono più a limarli per le cose dure, rigide. Quindi mi raccomando, non date da mangiare agli animali in montagna. Dove siamo qui? Ma qua c'è qualcuno. Un'altra superstite. Ah no, un'altra tomba. Guarda, ma quante persone. Ah, è una chiesa questa. Siamo alla chiesa, ecco. Acqua potabile. Sarebbe potabile, ma è secca. In salita faccio cacare. Ma in piano un passo bello spedito. Ah, 820 metri, qua c'è una discesa e noi la facciamo, però questa discesa mi piace molto poco perché scende abbastanza, io devo salire, non devo scendere. Allora in realtà la quota finale è di 1050, quindi tecnicamente mancherebbero 200 metri, però diciamo che la fine della prima salitona faticosa è a 950, credo, giù di lì, perché poi so che c'è un'altra mini salita che porta a 1050, ma un po' più avanti. Ragazzi, qua si scende ancora, eh. Siamo tornati a 810, male. Comunque là ci sono le tettoie che avevo visto per prevenire la caduta massi. E da quelle tettoie c'è una bella vista, quindi facciamo questi scalini verso il basso. Non così tanto verso il basso, per favore. Interneremo mica ancora alla soglia dei 700, vero? Che attina, un dolore atomic. Inizia la prima galleria che lascia spazio a una vista non ancora ottimale. Ci siamo bruciati quasi 100 metri di dislivello riscendendo, passando per questa cosa qui. Grazie, ciao. Ciao. Guardate che bello. Bello, bello. Adesso noi andiamo là. Gli scalini per l'altra salitina. E poi tecnicamente le altre gallerie. Qua è il torrente. Bella. Bella, bella. Adesso vediamo ai 1050 metri la vista che ci sarà da lassù. Vediamo se riusciamo a fare delle ripresine con il drone. Ho visto però che oggi pomeriggio il meteo dava pioggia dalle 4-5 di pomeriggio. Sarà vero? Come mi si taglia vero un papà nero? Non lo so, però nel dubbio noi cerchiamo di non fare più tardi. Non ho voglia di prendermi la pioggia. Bella questa piccola parte qua. Devo anche dire che mi è andata di culo perché sono 3 weekend di fila che vado in escursione, quindi 3 weekend che becco bel tempo non è così scontato.
fastidio, sentite che odore. E vabbè, non potete sentirlo, ovvio. L'odore di muschio bagnato dall'acqua. Buonissimo. Lassù vediamo. Un altro posticino, cos'è? È un cimitero? Un piccolo cimitero? Ciò che noi fummo, in divo e siete adesso, che si scorda di noi, scorda se stesso. Wow. Oh no, un'altra Madonna. Ah, un cimiterino, che bellino. Ma affascinante un cimitero a questa quota. Devo guardare sulla cartina dov'è questo cimiterino. Ma dovremmo essere quasi arrivati perché, se non ricordo male, è poco prima di arrivare alla fine. E voilà. Si inizia a vedere la fine del percorso. H sta per helicopter. Poi guardo qual è il punto esatto dove poi ci sarà il bivio per poter riscendere e prendere la 5. Ah, oh, eccola. La Val Codera, benvenuti in Val Codera. Quindi qua, rifugio La Locanda, la famosa Val Codera. Che bellino. C'è una chiesetta, c'è un rifugio. Butto un occhio alla cartina, dove dobbiamo andare. Siamo ritornati a quota 8.45. Un oratorio. Ma c'è più roba in questa Val Codera che nel mio paese. Allora io direi che qua in Val Codera ci possiamo slappare il paninozzo che ci siamo presi. Poi faccio un refill dell'acqua dove ci sono quei baldi giovani. Anche se non ne ho consumata tantissimo, però facciamo il refill là, esatto, dov'è? Quel baldo giovane con la maglia viola sta refillando l'acqua. Poi proseguiamo e vediamo qual è il bivio per il ritorno. E quando saremo al punto più alto farò delle ripresine col drone magari. Comunque dai, tecnicamente il peggio dovrebbe essere abbastanza passato. Con il drone fatte, avevo detto che le facevo dopo, però non ho approfittato perché ho visto che lì c'è un bivio, quello che poi riporta giù. Allora ho pensato, dai, vi faccio vedere un po' il paesino dall'alto, la Val Codera dall'alto. Mangiato, bevuto, mi sono riempito di nuovo la saccoccia, seguendo il paesino, che poi tra l'altro è veramente molto bello questo paesino qui. Attraversate il paesino, ci sono comunque sempre i segnali bianchi e rossi, CAI, per dirvi quale parte del paesino dovete attraversare. Poi c'è queste indicazioni qui, ovvero Avede, Novate Mezzola, che è da dove arriviamo noi, Vivacco, Casorate, Sempione, Tracciolino, poi sopra Saline, Rifugio Brescia Dega, Rifugio Brasca. Noi dobbiamo seguire per il Tracciolino, che è la 5, e dobbiamo sempre tenere la destra, perché poi ci saranno diversi bivi che porteranno a sinistra, poi dopo si ricongiungono. Noi comunque facciamo sempre il sentiero a destra, quindi adesso seguiamo per il Tracciolino. Tracciolino 40 minuti, Val Codera promossa, molto bellina. Infatti c'è subito un bivio lì. Esatto, infatti. Tracciolino destra, quindi si va giù subito per di qua. Per San Giorgio, esatto. Noi dobbiamo seguire anche per Cola e San Giorgio. Noi passeremo per C, Cola, San Giorgio. San Giorgio 2 ore, quindi dai, secondo me non ci vuole neanche poi tanto, ce la caviamo abbastanza in fretta. Sentiero Life Alpi Retiche. Codera, 825 metri. Il mio altimetro Casio Patocco da 60 euro segna 845, ma direi che più o meno ci siamo. Ecco, vediamo la cartina. Voi siete qui. Il percorso che volevo fare era esattamente questo qua. Noi adesso abbiamo fatto questo.
siamo passati per Aveded, vi ricordate? Abbiamo fatto così, 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 siamo arrivati qui, adesso facciamo così, così, arriviamo a Kola e poi da qualche parte qui, tracciolino, sì, San Giorgio, e poi qui mi sa che tagliamo giù e facciamo così, qualcosa di questo tipo, perché poi ci ricongiungiamo qua, sicuramente non andiamo giù. Quindi, il tracciolino continua fino a parecchio, è bello lungo il tracciolino allora. Dai, proseguiamo, via. Sento il rumore di una cascata, poco dopo il bivio, comunque di un torrente dell'acqua, e la cosa mi piace molto. Ciao! Sì, un'informazione. Sì. Tu prima sei arrivato da qua? No, sono salito da Novate, sì sì. Sì, sì, sto facendo il sentiero ad Anello. Quindi fai a San Giorgio e giù? Tracciolino San Giorgio e da San Giorgio poi ritorno a Novate. Ma da San Giorgio andare giù è tanto liscio, no? Non lo so perché è la prima volta che lo faccio anch'io, ma da quel che so alla fine dovrebbe essere più o meno a gradoni. Ah, quindi qua? Sì, bisogna solo stare un attimo attenti perché probabilmente un po' sgruzzolevole, lo scopriamo. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. Rosy Carlo. Ma Laura, da quando mia madre e tuo padre si amano? A sto giro spero che non ci siano delle salite perché ho appena mangiato e non ho voglia di far fatica. Che bello, guardate il ponticello. Quanto adoro i sentieri con ruscello, nel bosco con ruscello. Oddio no, è una burla. L'escursione perfetta è sentiero nel bosco con ruscello, che porta a cascata, che porta ad una cima con vista panoramica. Bivietto, bivacco Casoratte, Sempione, Trasolino San Giorgio, via per di qua. Via! Oh Maremma Bocaiola, si sale, zio Maia. Per la sacra legge dei nomi pucciosi, come minimo questo tracciolino me lo mette nel culo di qui a poco. Perché stiamo salendo? Perché la vita fa schifo? Non so se lo vedete, ho trovato uno scoiattolo, è sparito là dentro, un suino. Questo rudere è un po' come la mia vita, cerchi di rattopparlo un po' così, ma fa comunque cagare. È aperto un pochino in mezzo al bosco, andiamo a vedere cosa c'è di là. Siamo a 860 metri di quota, se c'è qualcosa di figo e di diverso da farvi vedere con il drone, non escludo che lo possa ritirare fuori per farvi vedere qualcosina, eh. Sono anche molto in anticipo sulla tabella di marcia, io contavo di ritornare a stazione alle 5, stiamo già ritornando. Wow, you can really dance, bello. Siamo già di ritorno ed è la mezza, quindi... Pardon, scusate, una cavalletta. Non ho paura delle cavallette, eh. È arrivata sulla gamba, ho sentito qualche cosa di viscido. Molto bellino questa parte qua di sentiero. Per adesso mi sta piacendo molto, poi guardate, c'è la vista là del laghetto, poi vi indicherò come si chiama quel monte lì. Un altro po' di gradoni, voilà, ci sta. E anche Ankar Mars. Guardatemi qua. Per questa vespa, se tu riesci al cazzo, mi farebbe un favore. Spero che almeno alla fine di questa escursione venga fuori un bel culo. Andrea! Vediamo un po' il bivietto. Sì, sono dei ragazzi che mi hanno chiesto se di qua è... si va per Codera. Allora, teniamo sempre la destra. Anche perché andare per di qua significherebbe fare una U, che qua non è segnata, quindi... A parte il fatto che c'è il bollino che copre metà mappa, però comunque sono sicuro che si va di qua. Kola. Anche lì c'è scritto Codera. Ragazzi, leggetevi i cartelli. Cioè, non volevo darvi degli stupidi. Che bello, cazzo. No, niente, non lo so. Io mi sa che tiro fuori il drone ancora. Per forza, tocca. Tanta roba questa zona. Siamo a 945 metri e luna,
precisa. Visto che eravamo in anticipo, ho speso un po' di tempo per fare appunto le ripresine col drone. Dal drone si vedeva altre piccole casine là in cima, da capire se dobbiamo arrivarci oppure no. Ah, ecco, leggevo infatti che in questo percorso ci sono sentiero esposto, quindi questo qui, che è esposto però sempre protetto da transenne, quindi anche per quelli di voi che soffrono le vertigini, tecnicamente non dovrebbe essere un grosso problema, ecco. Ci sono un sacco di marisandole, le lucertole, guardate, lucertole ovunque. Ciao amici, padre e figlia, di cui parlavo prima. Ciao! Altra casina, lucchettata, giustamente. Poi per sicurezza, non si sa mai che qualcuno volesse fuggire, hanno murato anche le finestre. Sarebbe figo se la storia di questa cascina qui abbia del macabro. Qualcuno ci abitava ed è stato murato dentro. Beh, sarebbe potuto uscire dalle finestre sopra. Beffo. Ho dei nuovi amici. Sì, che non ce la fanno più ad andare avanti. Voi da dove venite? Da Monza? Però vabbè. Okay. No, ma siete partiti da... Siamo partiti da... Verceia. Tu arrivi qui da godere il paesino qua sotto? Sì. Ma c'è posto Valco per ristoro, qualcosa? Sì, sì, c'è un rifugio aperto. Ok. Quindi la birretta ci sta tutto. Ed è, diciamo, un'ora. Maretta. Sì, non so che passo avete, ma... Ma salita e discesa? Incontrerete sia una salita che una discesa, probabilmente, però niente di estremo. Okay. Probabilmente incontrerete più discese che salite, perché Codera è a 820, adesso siamo a 140, a 940. Ok, vabbè, dopo troveremo al ritorno la salita. Andiamo là, tanto dai, 45 tanto, minuti. Sì, secondo me se avete un passo spedito meno di un'ora, sì. Sicuro. Oh, buona continuazione. È stato un piacere. Ciao. Grazie, ciao. Un cammino, ciao. Ciao. Ah, perché si può andare via anche di qua. San Giorgio via Tracciolino e San Giorgio via di qua. Che Tracciolino è anche questo, comunque, il Tracciolino. Vediamo dove siamo. Dovete andare a San Giorgio anche voi? Sì. Sì, secondo me se si va giù per di qua si taglia, perché San Giorgio si può andare anche dritti. Siamo a questo punto qua perché c'è Cola che va su per di qua. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Molto carine le persone di prima. Mentre stavo camminando, il ragazzo con la maglietta blu mi ha detto buongiorno viandante. Sarebbe stato bello farlo con una voce un po' più da vecchietto, tipo buongiorno viandante, buongiorno a lei, quel buon vento nel bivio di Cola. Se padre e figlia mi stanno sentendo adesso, prendono per un deficiente. Ciù, come dargli torto. Siamo a 800, ci sono dei punti veramente molto bellini, di rocce che seguono, che fanno seguire tutto un sentiero. Guardate che bello, un po' come all'andata, però ovviamente in discesa. Mi sembra che stiamo percorrendo il letto di un fiume, in questo sentiero che è guidato in mezzo al bosco. Guardate, come si fa a non apprezzare questa cosa qui? Bravo Andrea, hai scelto un bel sentiero. Unica nota dolente di questo sentiero, la mia compagna di viaggio. Io non ve l'ho detto e non ve l'ho ancora fatta vedere, ma non sono proprio solo. Ho una mosca che mi gira attorno dalla stazione di Novate circa e mi sta veramente rompendo i coglioni. Opla! Aia, si inizia a capire che si sta diventando vecchi quando si dice opla. Si attraversa un piccolo ponte di rocce, che se non sbaglio è quello che ero riuscito a riprendere col drone. E si va su. No, non intendevo si va su così tanto su. No, non va bene quello che sto vedendo. Non va bene, Andrea. Ma stiamo, scherziamo? Una salita ancora? Ma... è una gabbola. È una... truffa, ben ben. Ah, signor dottor di Puariti. Ho incontrato altri amici con altre indicazioni. Non riesco a capire perché io, che sono l'unico che non abita qui, sono anche l'unico che dà indicazioni alle persone che abitano qui. Sta iniziando a cambiare il tempo, inizia a esserci vento. Che ora è? 1:40. Tecnicamente la pioggia era prevista per le 4:05, però diamoci una mossa, perché in montagna si sa che il tempo è ballerino e potrebbe cambiare da un momento all'altro. Un punto con una panchina, è qua dal 94, ma c'è un altro po' di santini perché non guastano mai. C'è tempo per sedersi, si viaggia. Siamo forse arrivati a San Giorgio? Ah, Codera, vediamo. La 5 per di qua ne dobbiamo tenere sempre la destra. 50 minuti per Novate Mezzola. Ecco. Buongiorno. Qua ci sono bambini che giocano a calcio, come è giusto che sia. Qui in montagna evidentemente c'è ancora il valore del contatto umano e non sempre con gli smartphone, o più semplicemente qua non prende campo, quindi non lo possono usare. Guardate che bello, rispettare i prati, giusto? Mi sembra corretto. Ma guardate che bello questo paesino qui. Vediamo dove ero io col drone. Quello là in fondo è Codera.
Quindi io col drone avevo ripreso all'incirca dietro questi alberi, o meglio dietro anche quella collina, forse era quello il paese che avevo ripreso col drone. Ah, comunque non siamo, San Giorgio, eccolo qui. Ma che bel paesino San Giorgio, paese qui in mezzo alle montagne. Cioè, ci sono più bambini, famiglie e vita qui a San Giorgio che nel mio paese. Sentiero chiuso causa instabilità del versante, divieto assoluto di accesso. Le ciospe di prima arrivavano da qui. Tra l'altro una delle ciospe mi ha sorriso, io ce la metto tutta a non essere attraente, ma non ce la faccio. Comunque non dovrebbero esserci problemi di accesso al sentiero, perché le persone che venivano da Verceia, quelle che ho incontrato prima, hanno fatto questo sentiero qui e non hanno avuto problemi, quindi forse è un cartello vecchio. Pericolo di folgorazione, minchia. Wow! Vediamo un po' dove siamo. Siamo più o meno qui. Beh dai, ci siamo quasi arrivati, via. Non manca tanto. Bellino però, bellino. Guardate, questo è il lago di Mezzola se non sbaglio. Quello che vedete là è il lago di Como, è la punta del lago di Como. Che bello scorcio che vi regalo. Sto facendo vedere un po' di laghetti ultimamente, sempre in realtà sempre nei pressi di Como e dintorni. Però diciamo, vi sto facendo vedere il lago di Como 360 gradi. Escursione con Laura, Stella e Greta al Colmegnone, sempre il lago di Como, dal versante ovest. Baffo e Iappo, lago di Como, versante est. Quello di Lecco, ultima escursione che ho fatto io in mezzo e adesso la punta in alto, ve l'ho fatto vedere un po' tutto. Cagnone! Paura? Eh? Paura. No, ci mancherebbe. Ma anche perché adesso... Ah no, ci mancherebbe. Deve essere libero, se non sta libero in natura quando deve essere bravo. Libero. Quanto manca San Giorgio? Poco a poco, a salita penso altri 10-15 minuti di camminata, la trovate subito sulla destra. Ah, perfetto. Niente. Guardate lì un'altra Madonna. Le nascondono intrigate, la caccia al tesoro alle Madonne. Bello anche questo trattino pianeggiante. Siamo a 665 metri, sono le 2:15. Siamo perfettamente in orario. Ah, ti ho trovata, credevi di farla furba. Ma mi sapete dire perché i luoghi di montagna sono così religiosi? Da dove nasce questa cultura religiosa dei luoghi di montagna? Perché poi in cima ci sono delle croci? Perché si è più vicini a Dio? Ammetto, da amante delle montagne, di non sapere questa cosa, perché sono amante delle montagne ma non sono particolarmente amante della religione, quindi non mi sono documentato. Però sono curioso, sono anche una persona curiosa, quindi se qualcuno di voi sa il perché di questa cosa, scriva nei commenti che mi farà piacere leggerlo. Allora, la situazione è questa. Siamo a 565 metri e io ho una pisciata epocale, però non so quanto margine ho dalla famigliola col padre alla bimba. E siccome non voglio far vedere cose alla bimba anzitempo, non lo so, devo valutare, però penso poi se scendo non c'è un bagno, quindi devo pisciare qua per forza. Sì, dai, credo di aver guadagnato abbastanza terreno. Ma io ce l'ho fatta tutta. Ah, ecco le gallerie. Mi parlavano infatti i signori che ho incontrato poco prima di San Giorgio, che c'erano una serie di gallerie. Vediamo. Ecco qua l'indicazione che volevo. Novate Mezzola a destra, Campo Mezzola a sinistra. Via. Sì, questo sentiero è un po' in mezzo alle spine, eh. Dio, se mi ha sbregato lo zaino bestemmio fino a Pasqua del 2040. Cazzo, mi sto andando a imbucare? Sto andando a Narnia, no? A Novate Mezzola. Stiamo a vedere, vediamo dove mi porta. Soprattutto vediamo se riesco a riprendermi 484 zecche. Oh signor dottor. No, sono uscito da quel grumo di cose non completamente illeso. Qua non so se si vede, ma c'ho dei graffi. E si arriva qui. E se fossi andato dritto per Campo Mezzola sarei arrivato qui? Avrei evitato tutte quelle rantane? Può essere. Allora, San Giorgio Cola, siamo uno stop, secondo me dobbiamo andare via per di qua. Guardate il tempo come sta cambiando. Guardate qua, ho fatto molto bene a darmi una mossa. Questo è il torrente che avete visto quando sono partito da là. Non vedremo di nuovo il punto dove sono partito, perché per andare alla stazione taglio giù, quindi vado diretto alla stazione, mancano 900 metri per arrivare alla stazione. Quindi direi di tirare le somme. Le somme sono queste, che adesso guardo dove sono. Ok, ho capito dove sono. Via del Castello, questa è quella che abbiamo fatto all'andata. Siamo saliti su per di qua e poco dopo lì c'è subito il parcheggio
dove abbiamo iniziato la nostra escursione, quindi direi che Wikiloc lo possiamo anche terminare qui. Ripercorro la strada al contrario, mentre vado alla stazione vi dico un po' di valutazioni finali. Quanto mi è piaciuto questo sentiero da 1 a 10? 7 perché c'erano delle belle viste, molto panoramico, bei paesini. Non posso confermare né smentire se questa è una delle valli più belle della Lombardia, perché non ne ho viste tantissime, quindi non posso. Sicuramente è molto bella da vedere. Mi mancava quel fattore cima per vedere tutto dall'alto, però avevo già guardato il sentiero, quindi sapevo che non c'era nessuna cima, però un bel 7 se lo becca tutto. Quanta fatica ho fatto? In realtà, guardate, questa era la casa della persona povera dell'andata. C'è stato un bello strappo all'inizio che ha alzato di parecchio la fatica, però poi in realtà tutto sommato va bene, quindi anche per la fatica direi un 7. Per quanto lo rifarei subito, sicuramente avrei le forze di farlo, anche l'orario avrei probabilmente, il tempo no. Non è la giornata adatta. E qui dove ho pisciato? Però indicativamente direi 1000 euro. Nulla. Considerazioni finali su questo percorso. Allora, tanto trovate la cartina in descrizione e anche il sentiero Wikiloc. Quindi se avete Wikiloc potete seguire il mio, ve lo metto in descrizione. Penso che lo metterò medio come difficoltà, proprio come dicevo all'inizio, perché è solo la parte iniziale che è di una difficoltà media. Per la fatica che si fa, per la pendenza, lo strappo iniziale, così, de botto, senza senso, appena si inizia l'escursione, pam, subito il dislivello. Poi in realtà è tutto panoramico, è tutto abbastanza sali e scendi, ma gestibile, molto gestibile, quindi niente di esoso. Fattibile, lo consiglio, e quindi nulla, dai, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!